56-89, Flavia Battaglia aveva controllato, questa è l'apparenza, l'atleta dell'Audacia Record, Roma davanti ad Altimani 57-02. 400 juniores donne, c'è meno volume di grandi talenti per la prova femminile rispetto a quella maschile. Ha detto di Lorenzi Tric, lo si è visto pure, le grandissime cose fatte vedere da questo duo di ragazzi e con due pronti a fare da supporto eccellente per una eccellente 4x400 agli europei juniores di Tallinn in Estonia. Si torna quindi in terra baltica dopo Riga agli anni di Cavallaro. Il duecentista siciliano di Paternò, che poi è rimasto un po' per strada, la verità, con i risultati. Favorita dovrebbe essere la Flavia Battaglia, l'Audacia Record. Lei è un ostacolista, Flavia Battaglia, ma è seguita, è una romana, è seguita da Vincenzo De Luca, che ha allenato anche nomi importanti. Molto bene Flavia Battaglia, dietro è, per fare un po' di parafrasi, Battaglia fra le altre, lei invece solitariamente là davanti, numero 88, corsia 6 per lei, che esce con margine nettissimo. Poi però attenzione, perché i 400 possono presentarti il colpo se hai esagerato, e lei è andata forte, tempo che potrebbe darle il meno 55, netto il margine, vince con sì 54-95 su Alessia Ripamonti, Nicolina Altimari, poi Pozzoni e Gatti, che è quasi crollata nel finale. La prima, la terza, la quarta e la quinta sono del 93, Ripamonti del 92, viene confermato il 54-95, poi Ripamonti 56-44, Altimari 56-72, Pozzoni 57-54, poi Gatti, Marceddu, Grossi e Skriminic. Questo il risultato in attesa dei 400 promesse che saranno a prossime. Ancora una buona corsa nonostante questo rettilineo, l'ultimo, il secondo, possa davvero, possa essere malvagio, presentare il conto se hai esagerato. Anche una, un buon compasso, financo esagerato per l'atleta romana. Un po' di torsione delle spalle nel suo assetto, ma le gambe girano bene. E una franca vittoria, 54-95, il risultato che viene confermato. Parlavamo di altri risultati, mentre